sento l'importanza di questo periodo storico e io come imprenditore mi sento chiamato in causa per aiutare questo paese. Noi possiamo davvero riformare l'Italia e io accetto questa sfida. E io, caro Gianfranco, sarò con te in questa nuova scommessa e sono certa che vincerai. Le agenzie di rating faranno il loro lavoro. C'è tanto da fare, dottor Librandi, c'è tanto da fare. L'insegnamento di San Francesco era questo. Francesco, in ogni persona, ricercava il volto di Dio. Qui serve la politica del fare, non del parlare. Gianfranco, sei stato eletto! E vai! E vai, va così! E se ne avrai la possibilità, cambia questo paese. Là fuori c'è gente che ogni giorno combatte delle battaglie di cui tu non sai nulla. Benvenuto. Grazie. Ma ci conosciamo? Beh, qui ci conosciamo un po' tutti. Come minimo e come massimo vuoi metterti tu a celebrare le nozze al posto del sacerdote? Magari. Io sento che lì posso dare sfogo ai miei sogni. Io ho tante idee in testa. Assapora le cose del passato, vivi il presente e soprattutto crea qualcosa di buono per il futuro. Vedi, a Montecitorio, come nella vita, ci sono solo tanti soldatini di piombo. E noi dobbiamo utilizzare questo periodo di opposizione per quel grande progetto che abbiamo di rilanciare l'Italia. Davanti a tutti i problemi non potevamo far finta di niente. Per trovare una soluzione abbiamo chiesto un nuovo governo. Contrario. Tutto per davvero. Era il riscatto che cercavi. Ed era tu. La scommessa per il futuro? Ma la scommessa per il futuro è l'Africa. Ciao Franco, hai creato un'azienda a livello mondiale. Beh, sai, tutto è partito da una corsa in bicicletta. E poi a colpi di pedali. Senza frenare mai. Quel cuore grande che nel petto hai. E poi Gianfranco lo sai. Quegli occhi ti hanno